La benzina è finita. Non preoccuparti, ancora una tessera nuova, guarda. Tessera nuova? Cosa me ne faccio in questo deserto? Stupido. Non capisco perché ti arrabbi, bevici su. Bevici su quando mi hai rubato la ragazza. Bevici su quando mi hai impegnato l'orologio d'oro. Ora suppongo dovrei bevoci su per avermi fatto prendere questa strada, invece della principale. Se non vuoi bevoci su, non bevoci, ma se vuoi bevoci, bevici, bevici. E vattene, scendi. Sì, ma per me è meglio bevoci su. Come relitti alla deriva. Po' colpa tua ci troviamo in questo pasticcio. E non dio da bevici su. È solo un mireggio. Speriamo. Non ne posso più di questa canicola. Piglia un sorso d'acqua. È una buona idea, vado subito e torno. Vedo il retro di un camion. Ma non è un camion, sono io. Il retro di un camion. Bevici su. Olio. Cosa? Ho visto un posteggio. Dove? Qui dentro, guarda, è proprio qui, lo vedi? È lì, è... Stupido. Stelio, siamo salvi! Come faremo ad arrivare fino lì? Siamo senza benzina. È semplice. Uno di noi spinge e l'altro va al volante. Non ci avevo pensato. Ehi! Cosa? Non correre! Non temere! E stai attenta a non superare i limiti di velocità! Eventi potente! Ehi, hey, Olio! Cosa? Ti dispiace se mi fermo un minuto? Fai pure! Ecco fatto, sono pronto! Ed ora, avanti! Che cosa avresti fatto tu se non avessi pensato a farti spingere? Non ne ho la minima idea. Forse avrei finito per andare a piedi fino a quel posteggio. Ma chi spinge adesso? Oh, non ci pensavo più. Ho chiesto a un mulo di aiutarci e lui ha accettato subito. Beh, in fondo un mulo, un suo modo, fa lo stesso. Oh, certo. Hai proprio ragione. Come sarebbe a dire, somero? Vai a chiamare l'addetto. Bevici su, olio? Che altro c'è ora? Chiuso per la guerra. E adesso cosa faremo? Ehi, arriva una macchina, proviamo a fermarla. Forse ci darà un po' di benzina. Guarda, c'è un camion che sta arrivando. Non illuderti, fai finta di non vederci.
Ehi, perché non ti sdrai e fingi di essere svenuto? Così dovrà fermarsi, nessuno abbandona un malato per la strada. Finalmente adoperi il cervello. Su, presto, svieni, ti stai avvicinando. Signore, ci prestate un po' di benzina? Benzina? Ah, quel macinino è rimasto a secco. Vedete, abbiamo eretto il calcolo nel preventivo della nostra scorta. Lui vuol dire che siamo a terra, vero Olio? Bene, amici, io sono l'uomo che fa per voi. Mi chiamo Chester Wright, inventore della pillola gassogena per la benzina sintetica. Questa è per 30 litri, questa è per 10 litri. E questa, amici, è una latta di acqua pura. Assaggiatela, vi prego. Scusate. E ecco è pura. E ora coi vostri occhi, amici, vedrete l'ottava meraviglia del mondo. Metterò alcune di queste pillole nell'acqua che voi avete assaggiato. Aprite il serbatoio. Sì. Scusate. È benzina. Su, versatela nel serbatoio. E ora avviate il motore. Voi ci avete salvato da una morte precoce. Sì, siamo molto precoci. Quanto dobbiamo? Oh, proprio nulla, amici. Il mio è solo un atto di solidarietà. Oh, grazie, grazie infinite. Tutta un'orchestra in due persone. Siamo la nona meraviglia del mondo. E la sola orchestra di due persone che esiste al mondo. E che fa strabiliare. Bene, perché non ci associamo? Ero diretto a Washington per consegnare queste al governo, ma potremmo far scudi strada facendo. You mean make some money? Sure, we can make a lot of dough together. How, Mr. Wright? Beh, domani è giorno di fiera a Midvale e si trova solo a poche miglia da qui. La vostra orchestra attirerà gente, così potremo rifilare, cioè vendere a tutti quei gonzi, cioè ai paesani le pillole. Che ve ne pare, amici? Facciamo a mezzo. I soldi fanno sempre comodo. D'accordo, allora ci vediamo a Midvale. Addio. Addio. Ciao. Addio! 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 Bene, sembra che i nostri guai siano finiti. Siamo ricchi e questa tessera non ci salva più a niente, vero? Non finché ci sarà una gocciola d'acqua. Speriamo che piova molto. Più presto ci muoviamo e più presto... Avanti, signori, venite! L'attrazione del nostro secolo! Coraggio, venite tutti a vedere la principessa Fatima! Nessuna spiegazione scientifica per il fenomeno che io presento! La vera donna baffuta e barbuta! Signori, gettatevi nel vortice dell'Eden.
Che potrebbe davvero fare concorrenza a quella di Mary James. Appassionata di musica? Abbastanza, ho anche una voce discreta. Bene, che cosa stiamo aspettando? È quello che dico. Allora, avanti! Tutto prova musica, mentre cotta, ora dovete apprezzare. Gente di Bitbole, vi abbiamo portato la più grande invenzione di questo secolo. Qual è il problema che vi affilla in questi giorni? I trasporti. E trasporti significa benzina a torrenti, a fiumi. In questo periodo di crisi è caduto il miracolo. La pillola gasogena. Basta sciogliere una pillola in un bidone d'acqua, però ad avere un bidone di benzina, e non benzina scadente, ma benzina di prima qualità. Questa soba può 10 litri, e quest'altra può 30 litri. Io potrei chiedervi un dollaro per litro, invece no. Vi do 30 litri può 2 dollari, e 10 litri per un solo dollaro. Chi ne vuole? Uno da 30 a me. A me uno da 30, anche a me uno. E voi, signore? Un momento. E chi ci assicura che funzioni? Se non sbaglio, avete sulle spalle una breccia. È piena d'acqua? Sì, è piena. Buttateci questa, vi convincerete. L'odore è di benzina. Niente imbrogli, amici, coraggio! Quella da 10 o quella da 30? Quella da 30! Oh, ma calma, calma! Un momento! Da 30, da 10! Eccoti $10. La tua pillola. Calma, amici, calma! Oh, non è nulla, amici! Una da 30! Ecco, una da 30! Un momento, fermi tutti! Questi due ladroni vi stanno rubando i soldi di tasca! È tutto un imbroglio! Non volete insinuare che stiano fradendo il pubblico? Ho messo una di queste pillole in un bidone d'acqua e l'ho versato nel serbatoio della mia auto! E ora guardatemi! Scusate, signori, scusate! Sono il tenente McNeil della polizia stradale, sono 5 giorni che li sto inseguendo! La forca è poco per questi ladri! Fascinateli a noi! Vi facciamo un pezzo! Amici, calma, la legge è la legge, il tribunale giudicherà! La mia borsa! Quel che non capisco è po' che vi siete spacciato po' da un poliziotto.
A meno che le pillole non siano davvero un imbroglio. E con che cosa credete che cammini il vostro macinino? È già, può camminare, cammina. Allora, quello che è scoppiato? Boh, forse si sarà sbagliato nel mischiare. Ho messo prima la pillola e poi l'acqua. Quanto abbiamo fatto? $223. Datemi la mia parte. Subito. Ecco qua. Hopper, dinci un momento. Che succede? Non vi torna nei conti? Non è questo, dobbiamo ritornare. Tornare? Perché? La borsa appartiene a una ragazza di Midwell, mi è rimasta in tasca. Sì, ma se noi torniamo indietro ci ficheranno nel carcere e scopriranno che non siete un poliziotto. Come faccio a restituirgliela? Ci penso io. Oh, da dove sbucate? Sono salita sul rimorchio quando avete tagliato la corda. Il problema, però, è come farò adesso a tornarmene indietro. Oh, sistemo tutto io. Voi due filate dritti fino a dove ho lasciato la mia automobile. Noi saliamo nel rimorchio. E ora, mia cara, venite e vi spiegherò tutto in due parole. Ora capisco po' che voleva ritornare. Pochi? Beh, che quella ragazza vive lì e lascia stare il perché. Guarda, stiamo andando a 80 all'ora. Non andiamo a 80 all'ora. Non andiamo neanche a 50 all'ora. Infatti, non facciamo neanche i 25 all'ora. Ma quello segna 80. E non ti accorgi che è rotto? Oh, davvero? Bevici su, non è... Ma perché non guardi dove vai? Vai, faccio io. Grazie. Ma che cos'è? È un'istantanea. Mia madre mentre sta concludendo un affare di terreni. Oh, siete ricchi, eh? Ho una zia a Boston che lo è e ha fatto una donazione a mia madre. E di che affare si tratta? Mamma ha messo il terreno più $10,000 e quei signori ne hanno investiti 15,000. Uno di quei due credo di averlo visto in qualche posto. Se non sbaglio era alle corse, a Louisville, e lo chiamavano Occhio di Lince. Non potreste parlare più chiaro? Mia cara, ho paura che la vecchia mammina sia stata messa nel sacco. Quella è la mia auto, salite, io avverto quei due e torno. Amici, torno indietro con Susie a Midvale. Tornate a Midvale? Non credete che sia pericoloso? Forse sì, ma devo rischiare. Sua madre è stata truffata per ben $10,000. È un colpo mancino. Sì, mancino e sinistro. Già, ma non finirà così. Ho già dei sospetti e quei due tipi sputeranno tutto fuori. Vi state comportando come un paladino antico. E se vi servissero in forza, noi siamo pronti. Molte grazie, sapevo che mi avreste aiutato. Rimanete sulla strada, vi raggiungo fra poco. Va bene. Agli ordini. Telio, che ne pensi dell'amore a prima vista? Che fa risparmiare tempo. Avvocato, questo mio amico è convinto che mia madre sia stata imbrogliata. E il signor... Ah già, non so ancora il vostro nome. Un dettaglio senza importanza, mi chiamo Wright, Chester Wright. Molto lieto di conoscervi, ma credo che state prendendo un granchio. Ho i soldi in cassaforte. Sì? 20 contro 1 che non ci sono. Il mio fiuto non sbaglia mai. Questa volta io spero di sì. Ecco. Ecco, la busta è intatta con le firme. L'ho sempre custodita in cassaforte, signor Wright. Oh, sì, certo. Vogliamo darci un'occhiata? Visto che la signorina Susie un giorno erediterà, potrebbe aprirla lei stessa. Non capisco. Ho messo il denaro nella busta con le mie mani e vi assicuro che non l'ha mai persa di vista un istante. Ma come ha fatto a sostituire il denaro con tutta questa cartaccia? Non la fece cadere per terra? Sì, ora che ci penso, sì. Ma la firmò prima di farla cadere e quella che raccolse mi sembrò la stessa. Ma si capisce, non è che un trucco infantile. La busta falsa venne preparata e firmata in precedenza. Telefonerò al capo della polizia. Vorrei averli tra le mie mani.
Speriamo che la polizia riesca ad acciuffarli. Sì, ma voi chi vi ripaga? Anche se la polizia li arresta, spenderanno i vostri soldi per la loro difesa. Perciò, comunque vada, io ci rimetto. A meno che non vogliate ricorrere all'iniziativa privata? Sarebbe a dire. Beh, per spuntarla su certa gente, bisogna usare le loro stesse armi. Ricordate che ho riconosciuto uno di quei due, quel giocatore? Tra un paio di giorni c'è il Gran Piema a New Orleans. Lo pescherò certamente. Bene, lo pescheremo insieme. Se non ci mancava la benzina nel deserto, Chester non sarebbe andato a Midvale e non l'avrebbe mai conosciuta. Mentre odava in ciocche del suo denaro, ai suoi occhi Chester è un vero eroino. Si innamoreranno, si sposeranno e vivranno in un nido ciocco netto da rose. Una casetta in campagna. Potremmo lavorare per loro e vivere felici e contenti. Descrivi un bel quadretto, Stelio. Il primo figlio si chiamerebbe Stelio. Perché non Olio? Stelio è un bel nome. Olio, detto. Forse avranno gemelli. Glielo suggeriremo. Quanto ho fatto ora? 10. Hai la mano infelice stasera, eh? Sono il colonnello Pantaleo Bixby di Lipica Frog, dello stato del Texas. Oh, benvenuto, colonnello. Vi abbiamo riservato l'appartamento migliore. Spero che vi piaccia. Molto gentile. Ecco, tieni, basta così. Se continuo a giocare con te, ci lascio le scarpe. Il mio segretario, signor Chester Roy. E questo è il mio maggiordomo, valletto e factotum generale, Potts. Portami di sopra questi bagagli e non sarai più povero. Sì, signore. Ho con me delle somme rilevanti e vorrei depositarle. Questa busta contiene $20,000 in contanti. E qui ci sono contratti e documenti importantissimi. Ci penso io a metterle al sicuro. Ah, un momento, vi do la ricevuta. Cielo, che vedano le mie pupille. Salve vostra signorina. Scusate, signorina. Il vostro viso non mi è nuovo, io vi conosco. Il colonnello è un rubacuori. E pensare che ha la moglie più gelosa di tutto il Texas. Quelle Corcoran, vicino al banco, è uno dei due. Sì, mi ricordo la fotografia. So, salutatevi e andiamo. Susie, raggiungeteci di sopra. I miei omaggi. Ah, siete venuti per le corse, signori? Purtroppo no, prima gli affari e poi il godere. Dopo di voi, signore. Grazie. Beh, potresti almeno bussare. Ora posso dirti che ho scoperto una miniera d'oro. Quattrini sonanti, davvero? Un vecchio scemo pieno fino al gozzo fa il Casanova e si chiama colonnello Pantaleo Bixby. Piglialo nella rete. Come ha preso a te? Doris, si tratta di affari. Ascolta. Siamo qui solo da 5 minuti e già ci siamo messi in contatto col nostro uomo. Qualcosa succederà. Ma non vi sembra che per ora i soldi escano solo di tasche nostre? Sì, però quello ne scucirà 10,000. Si rischiuce, chi rischiuce? Alla stanza in fondo al corridoio, attiralo qui e fallo ubriacare ben bene, più che poi. Poi arrivo io al momento giusto, capito? E non scordare quel tuo accento fatale. Così scivolosa, caro? Bene, perfetto. Torno subito. Oh, mi prego.
Sono aste mio. Aste mio? Cioè, voi non bevete? Ah, ah. Oh, vi dispiace se bevo io qualcosa? Soltanto un pochettino. No, certo. Oh, non vorreste versarmelo voi? Ah. Ora l'ho raddolcito con le mie labbra. Ah, ah. Un goccino piccino? Proprio solo un goccino. Ino ino. Mica male in fondo. Non sapevo che nel Texas eravate forti bevitori, colonnello. Colonnello? Non siete il colonnello Pantaleo Bixby? Sono il suo domestico. Che? Sì, mi chiamo Potts. Potts? Sì, B-O-O-T-S, Potts. Avanti. Oddio, è mio marito! Vostro marito! No, 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 da quella parte! No, nemmeno di là! Lì sotto! Colonnello Pantaleo Bixby del Texas, mia bella signora. Come vostra vicina prossima, sono venuta a presentarvi i miei omaggi, nonché tutti i miei soviggi. Colonnello Pantaleo Bixby, sono onorata di conoscervi. Accomodatevi. Grazie, madame. Mi chiamo Mary Lou, colonnello. Che nome divino. Posso chiamarvi Mary? Con piacere. E voi chiamatemi Leo. Leo? Ma festeggiamo l'incontro. Posso ordinare un paio di cocktail? Un paio? Oh, Mary, un paio li bevevo quando ero a Baglia. Una dozzina. E vedrete chi sia il colonnello Pantaleo Bixby. Mio piccolo fiore di loto. Una dozzina di cocktail all'807. Mary, che liquore è questo qui sul tavolino? È solo cognac, colonnello, o arrivano i cocktail? Tento poco vinciare. Promettete? Ho il più bel fiore di tutti i giardini e di tutte le sore. E sedete, colonnello. Grazie. Avete la fama di un rubacuori, sapete? Leo. Spero che ve ne sincererete da voi. Promettete che fumi? Ma certo. Grazie. Sigarette? Oh no, no, grazie. E fuoco? Grazie. Tutto bene finora? Olio è già andato nella tana del leone. E io ho scoperto il terzo componente della banda. Dirige un dancing su una tante sul fiume. Oh, magnifico, questo sistema tutto. Che volete dire? Beh, non vorrei vi trovaste senza un soldo in tasca. Se noi ci si ficasse nei guai. Siamo nella stessa barca. Ma non vi rendete conto? È un dancing e lì potrete cantare. Fatevi ingaggiare e preparateci la strada quando arriveremo noi. Cercate di allontanarmi prima che recuperi il denaro? Oh, ancora non vi fidate di me?
Beh... Perché se è così sarà... Beh, meglio rinunciare a tutto. Non fare lo sciocco. Ho fiducia in te, Chester. Ti sono veramente grata. Farò come vuoi. Sedete, Mary Lou. Delizioso. Un nettare. Mary Lou, questo cocktail mi intenerisce il cuore. Trattenete respiro e bevete un po' d'acqua. Grazie, colonnello. Leo, che mani delicate. Grazie, Mary. Che creatura impulsiva, amore mio. Vi dispiace se facciamo un po' di musica? Il piacere sarà vostro. Certevi, mia colombella. Tox! Ah, ti ho scoperta, tu, mia moglie, nelle braccia di un altro uomo. Oh, Lionello, lascia che ti spieghi tutto. A spiegarmi che cosa? Ma signore, voi non capite che... Ah, capisco tutto, invece. Vorrei uccidervi entrambi e forse lo farò. Oh, non essere impulsivo. Ah, sono un impulsivo, vero, quando ti trovo abbandonata fra le braccia di questo Casanova. Ma io... E ora, colonnello Pantaleo Bixby, faremo i conti. Vi trascinerò in tribunale nella causa di divorzio contro mia moglie. No, no, pensate alla mia posizione. E che volete che mi importi? Non si potrebbe metterci d'accordo? Osate offrirmi del denaro? Beh, siamo soli e siamo gentiluomini. Del denaro in cambio di mia moglie, del mio onore. Per i miei bambini. I vostri piccoli innocenti bambini. Ma dopo tutto, perché le colpe del padre dovrebbero ricadere sui figli? Quanto? $10,000. $10,000. Vi darò 10 anni di prigione, mio caro ricattatore. Chi siete voi? Sono lo sceriffo Pantaleo Bixby e vi arresto per aver derubato la signora Cowal di $10,000. Non sarà facile. Ah, no? Agente! Sì, sceriffo. Avete il mandato d'arresto? Tutto in ordine, firmato e bollato. Mettete lì le manette. Un momento, signori, ma non si potrebbe... State cercando forze di corromperci. Ma come potrei pensarlo? Ma vedete, signori, si tratta soltanto di un affare andato a male. Restituirò il denaro per risparmiare altre noie e spese. Consegnerò la cifra nelle vostre mani perché la rimediate alla signora Cowan.
In fondo quel che conta è di avere il denaro. Consegnate. Ecco, $5,000. Era la mia parte. Che ne è successo degli altri 5,000? Li ha presi il mio socio Bennett. Ma Bennett ci ha detto che voi avete tutta la somma. Così è lui che ha fatto la spia. Il vostro socio Bennett. Bennett. Mani in alto! Voi due pezzi di imbroglioni sparavate di farmela, dovrei bucarvi la pelle. Qui i soldi a svelti, manigoldi. Date qua! Stavamo solo scherzando. Prendi le manette, datemi le manette. Tenete. Su, ficchiamela nel guardaroba. Oh, polestre, non scappare! Presto, presto, dobbiamo tagliare la corda adesso. Opinions of the will-o'-the-wisp they call love. Read biology and astrology and every solemn lovelorn column. There's only one way to beat it. Go out and meet it. I gotta see for myself that love is really so grand. My information is all secondhand. No one's telling me. I gotta see for myself. A glow, that certain look in my eye. I got a sample, an ample supply. In proximity, I gotta see for myself. Can't believe I was so naive, never minding what I missed. Right now I have to qualify. I wanna be she who gets kissed. I gotta see for myself, I gotta get in the throes. You needn't tell me I'm heading for woe. Are you kidding me? I gotta see for myself. Beh, che ne dici, Tony? La rivista non fa per me. Preferisco lasciar stare. Lo faremo a mezzo se mi dai $5,000 per iniziare. 5,000 sono tanti. Ed io non li trovo mica per la strada, i soldi, caro. Non vi darà il denaro, signor Bennett? Niente da fare. Avevo un progetto, volevo fare di voi una stella. Ma senza soldi il talento non vale nulla. Se fosse sicuro della riuscita, Tony Quinn vi darebbe il denaro. Tony non si è mai fatto sfuggire una buona occasione. Se potesse aiutarvi. Grazie comunque. Per caso non avreste possibilità in famiglia voi? Ho una zia a Boston che ne ha parecchie, ma vedete, sta a Boston. Già, non potrà esserci d'aiuto, contavo di cominciare fra 2 giorni. Beh, lasciamo andare, non pensiamoci più. Io penso. Beh, abbiamo rilanciato anche troppo. Giù le carte, vedo i $2. Cosa avete? 2 paia. Beh, sei uno stupido, i 4 essi. Un momento, amici. Scala reale. Beh, che notizie, Susie? Bennett ha cercato di ottenere stamani dei soldi da Tony Quinn per lo spettacolo. Ma niente da fare. Non ha avvocato, eh? No. Tony aprirebbe la borsa soltanto per un affare più che sicuro. Si vede che questo non lo convince troppo. Bennett allora si è rivolto a me. E cosa gli hai risposto? Che l'unica persona ricca della mia famiglia è una vecchia zia di Boston. Oh. Hai detto una vecchia zia di Boston? Ma sì.
Tesoro, la tua vecchia zia è arrivata da Boston stamani. Che fortuna! È venuta qui a trovare la sua nipotina e il suo fidanzato, colonnello Pantaleo Bixby. Ma dove sta? Andiamole incontro, sistemiamo tutto. Sta già qui. Dove? Io non la vedo. Io no, sono un maschio io. Coltelli. Come ti sembra? Assolutamente perfetto. Andiamo da Chester. Aspetta un momentino. Che c'è? Prova a camminare. Va bene? Non così. Così. È semplice. Fallo di nuovo. E adesso vediamo a te. Zia! Siete un portento ed ora in poi il vostro nome sarà Gigia Cartwright. Gigia Cartwright. Andiamo ragazzi, è tardi, sbrighiamoci. Andiamo Gigia. Non tu, sono io che debba... E cammina. Una ragazza deliziosa, vero?
ne convengo. Solo per questo ho deciso di darvi una cointeressenza, signorina Gigia. Desidero che lo spettacolo sia degno di lei. Beh, si intende che non investirei tutti quei soldi se non fosse per la carriera di Susie, è vero, Lee? Certo. She is charming and clever, Miss Emily. I hope you don't mind me calling you Miss Emily. Oh, no, not at all. You know, I just love the way you show people carry on. For $5,000, I'll give you 49% of the show. What do you think, Chester? Well, it sounds like a sound business venture to me. That's splendid. When shall we draw up the papers? Well, I suggest... No, sugar pie. I wouldn't be too hasty. This theater business is very risky. I remember when I was young, I was hooked. I invested $50,000 in a musical show. That, of course, my dear, was before I met you. Well, remember, Turtle Dove, it's for Susan. And I want her to have every opportunity. I know, Lammy Pie, but Mr. Roger Billingham, the biggest theatrical producer in New York, is a personal friend of mine. And I'm sure that I could interest him in Susan. Well, you know best. Pardon me, Miss Emily. I'd like to talk to the Colonel privately. Colonel, there are a few things I must explain to you. But be firm, Watty. Sentite, colonnello, quest'affare mi sta molto a cuore. Ma sta molto a cuore anche a me. Devo proteggere i miei soldi, cioè quelli della mia futura moglie. Oh, ho capito perfettamente. Bastano $100. Bene, il colonnello ha cambiato idea. Si è convinto che la mia proposta è ottima e onesta. Bene. Chester, curate voi i dettagli. Un momento. Sto pensando che Gigi non potrà avere un controllo sulla rivista. Col solo 49%. Grazie, Lee. Io non ci avevo pensato. Oh, è solo un dettaglio. Temo che il colonnello non abbia compreso quello che gli ho detto prima. Promessa, amore. E questo, colonnello, è tutto quello che posseggo. $3.10, non ho altro. La cosa che mi aspetta, allora. Non avevo proprio capito prima. 1, 2, 3. Fumete? Sì. Compratevi un pacchetto di sigarette. Allora, signorina, 50%, ma il colonnello è un osso duro. Oh, bisogna conoscerlo per apprezzarlo. L'ho già apprezzato abbastanza. Sai, lì, a volte penso che mi sposi per il mio denaro. Tom, tom, tom. E adesso concludiamo. Depositiamo $5,000 per ciascuno. Mettiamo l'intera somma in una busta. E voi la custodirete fino a quando tutte le carte non siano in regola. Bene così? Promettete che ci pensi? Voi che ne dite, Chester? Beh, dato che il denaro resta in vostre mani, non ho nulla da obiettare. Bene, allora, d'accordo. Magnifico. Noi Cartwright non ci pensiamo due volte. Venite al mio albergo domattina. Con il denaro e le carte necessarie. Contateci. Addio, signor Carter. Arrivederci, signorina. Addio. Vieni, caro? Sì. Ma Tony, è soltanto un prestito di un attimo. Te li renderò entro due minuti. E quella tua rivista? Ci rinuncerò. Mi dà troppi grattacapi. Ed io che cosa ci guadagno? Beh, tu non rischi nulla. Ti darò $1,000 di premio se me ne presti 5,000 per 10 minuti. 2,500. Va bene. Sei sicuro che quella vecchia strega ci cadrà? Naturalmente. Come credi che abbia avuto il denaro che ho investito nella rivista? Non hai bisogno di dirmelo. Sai, Olio, stavo proprio pensando. E che cosa? A nulla, però pensavo. Dunque, ragazzi, avete capito come funziona il trucco? Oh, certo. Dobbiamo cambiare la busta prima che la cambino loro. Voi non dovete preoccuparvi di nulla, vero? No. Appena avete effettuato il cambio, passatemi la busta con il denaro, dicendomi di andare a metterla in cassaforte, così filerò. E a noi che succederà? Cercherete una scusa per lasciarli e mi raggiungerete alla stazione e vi aspetterò lì con i biglietti.
E Susie che farà? Sarà già lì ad attenderci. Oh. Io vado a pagare il conto dell'albergo e a preparare i bagagli. Voi tenetevi pronti, non tarderanno. Va bene. E ricordate, siate prudenti. È una delle bande più pericolose di tutta l'America. Saremo più bendi di noi di loro. Un solo passo falso e ci ritroveremo tutti in fondo al Mississippi. In un blocco di cemento. Blocco di cemento. Sei proprio sicuro di aver capito il sistema della busta? Certo, non sono mica scemo. Vediamo. Dunque, io ho due buste. Questa contiene dei ritagli di giornale, giusto? E quest'altra contiene $10,000. Ora, Bennett mi dà i $10,000. Allora io li ridò a lui, vedi? Oh, lo sapevo, dai a me. Attento. Questa busta contiene pezzettini di cota. Mettili in tasca. Io faccio Bennett e tu sei Stelio. Ora questa busta contiene $10,000. Mettili in tasca. Come puoi darmi questa busta quando io te la richiedo se l'hai messa nell'altra tasca? Ma se non mi hai chiesto l'altra busta? Oh, ridammi quelle buste. Ora, tu sei me e io sono te. Come puoi essere me se sei Bennett? Hai detto Roy. Tu sei Bennett e io sono Stelio. E dove è Olio? È andato a fuoco altre pezzi in qualche posto. Non capisco proprio. Sediti, mi sento già in un blocco di cemento. In fondo al Mississippi? Sì, in fondo al Mississippi. Ma che c'entra il Mississippi? Dov'è il 410? Da quella parte, signore. Grazie. Sono loro. Sei certo di avere il denaro? Proprio qui? E non scordarti che sei una donna. Molto bene. Buongiorno, signori. Buongiorno, colonnello. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Bene, eccoci qua, pronti a concludere il nostro affare. Questo è il signor Tony Quinn, il mio socio, il signor O'Grady e il signor Taylor, i nostri assistenti. Sono onorate. Oh, scusatemi. Questo è il colonnello Bixby, mio consulente e consolante. Lietissimo. Ho con me il denaro, signorina Gigi, a 5 biglietti da $1,000. Oh, sì, naturale. Gli altri 5. Oh, grazie. Ed ora tutti dentro a una busta. Come era stabilito. Ecco a voi. La custodirete finché avremo definito i dettagli. Grazie. Buongiorno, signor Wright. Ah, signor Bennett. Il mio segretario, il signor Wright. E il signor Quinn, piacere. Piacere mio. Non credo ci sia altro, signorina. Buongiorno. Addio. A proposito, non credete che sia più prudente mettere un segno di riconoscimento su quella busta? Oh, no, non credo che sia necessario. Ma sapete, è una semplice formalità. Forse avete ragione, vero, Leo? Credo di sì. Ecco. Grazie. A voi, signorina. Grazie. Un affare solido come cemento armato. Forse Leo è meglio che la tieni tu. Beh, dovremmo brindare ora. Lo gradireste un cicchetto? Gigio vuol dire una libagione. Ho una bottiglia di sciodi nell'altra stanza. Se volete darmi la busta, signorina, la porterò giù e la chiuderò in cassaforte. È una buona idea, grazie. Buongiorno, signori. Buongiorno. Non vai a prendere lo sherry? Ma ci vedo di corsa, mia cara Gigia. Con permesso, amici. Prego. Sapete, signori, gli amici mi chiamano Gigia Sorsetto. Come dite, signorina? Un sorsetto mi inebrio per tutta la notte. Divento vivace. Allora sarebbe il caso. Gigia, non trovi la bottiglia? Dove l'hai messa? Scusatemi, ritorno subito.
Ma che tipo? Se non l'avessi visto non ci avrei creduto. Te l'avevo detto, no? Ehi, Jimmy, attento alla porta. Cos'è questa storia? Mi hai imbrogliato? Imbrogliato? Non vedi, ci sono cascato anch'io. Acchiappa quella donna! È fuggita! Non ci sono! Corriamo, presto! Avanti, bellezza, dov'è il gruzzolo? Non ce l'ho, credetemi! Quel tipo di segretario l'ha preso, vero? Sì, il signor Wright l'ha portato giù! Berenice, sei dei loro, ti avverto che c'è un morto in vista! Se sono stato giocato anch'io da questi idioti, dov'è Wright? Qui da nuovo, Pop e viva e Susie! Voi lo sapete, Pop, che l'avete rubata a sua madre! Viglia! Oh! Oh! Volevamo recuperarlo per renderglielo. Se non foste una donna, forse Rai è andato a cercare quella ragazza. Andiamo al notante. Che c'entro io? Ho perduto $5,000 e qualcuno dovrà ridarmeli. Io ero in buona fede, ti ho chiesto quei soldi per fare il solito trucco. Te li avrei restituiti subito. Allora sei un cretino. Eccola qua, Tony. Ah, dunque questa sarebbe la ragazza che ti ha preparato la trappola, eh? Furba! Dov'è Wright? Avanti, parla! Ma non so dove sia. Quand'è che l'hai visto? L'altro giorno, quando era qui con voi. Loro lo sapranno. È sparito. Temo che ci ha messo tutti nel secco. E si è portato via il gruzzolo! Tu hai preparato il piano, dov'è adesso? Parla! Aspetta un minuto, bene. Allora Chester si è preso gioco di noi tutto il tempo. Non ha mai pensato di restituirmi il denaro. Temo proprio che si sia burlato di noi. Già, voi e le due donne vi siete messi in buone mani. Siete caduti tutti nella rete come tanti pesciolini. Un minuto, ho un'idea. Quella tua rivista, mettila subito in scena. Alla fine dello spettacolo compariranno i dadi e la roulette. Farò piazza pulita. Voi rimanete perché dovrete cantare, perché mi piacete. Ho una mezza idea che diventeremo amici. Resta qui e sorveglia lei e Bennett. Me? Sì, te. Sembri sincero, ma voglio prima esserne sicuro. Chi mi dice che tu non sei a mezzo con Wright? Ehi, un minuto. Tu prenditi questi due e buttali nella sala macchine, finché non ho deciso cosa dovrò farne. Mi rivolgerò a un avvocato per i vostri modi indelicati e inurboni. Fuori! E... Io sento un gran freddo qui. Metti questo sulle spalle. Ah. Ehi, Mike. Sì? Va giù e di a Joe di attivare la caldaia. I clienti stanno morendo di freddo. Va bene. Ehi, Joe, metti altro carbone. La gente su si sta congelando. Va bene. Forza di braccia, amico. E lavora di pala. Io? Sì, tu, e niente storie. E però che io e non... Fai proprio la faccia di uno che non rispetta le donne. Forza con la pala, avanti. Oh! Al solito mi fichi sempre nei guai. Bevici sopra, Ollie. Bevici. Imbecille! Ora lo sfoglierai tutto quanto dentro la caldaia. Mi dispiace, passami la pelle. Arrangati. No. No.
sentimentally, this fix I'm in, I just can't minimize. Someone I love can't see my love, I've got to open his eyes. Am I sincere about somebody here about? I love him so I can't bear it. I'm not mentioning names. If the shoe fits, you wear it. The dreams I've had about someone I'm mad about, I don't know how to declare it. Must I play guessing games? If the shoe fits, you wear it. The minute he appeared in my vicinity, he must have known, I must have shown, it was a danger zone. I'm in a glow about some so-and-so about, I'll make him love me, I swear it. I'm not mentioning names. If the shoe fits, you wear it for me. Pardon the interruption, but now we choose to dwell a little longer on the subject of shoes. If you like your tootsies with a well-groomed look, tear a little coupon from your ration book. Mrs. J.P. Who's it? Or my lady's cook. Gotta have a coupon from your ration book. Does it matter whether the shoes are made of leather or not? With canvas and dust, ingenuity and pluck, what lovely creations we've got. So baby, let's go steps and be as borrowed here. Good old Uncle Sammy now has made it clear. Put your dancing slippers on and don't you fear, cause all God's chillin' got three pair a year. Hallelujah, all God's chillin' got shoes. Let's change the theme again, get on the beam again. Somebody's love I must share it. I'm not mentioning names. If the shoe fits, you wear it for me. Ah, fanno proprio per me, soffro di acidità. Ma queste non sono... Chiudi, Deco, e lavora. Mi date un bicchiere d'acqua, signorina? Sì, signore, ma... Ma aspettate un momento! Oh, sedete, piccolina. Ho un mal di stomaco tremendo. Sarà un vero sollievo. Ah. È magnifico. Ah. Oh, ma che razza di pillole sono? Ve l'abbiamo detto, pillole gassatine! Tiratemi giù! Tiratemi giù! Un po' allegra, sorella? Non è mia sorella, è mia madre. Vieni, mammina. Non c'è nessun motivo perché non si diventi amici. Buoni amici. Ascoltami, se tu sarai gentile con me ti porterò molto in alto. Allora brindiamo a noi due, al nostro futuro. Cominci ad essere ragionevole, vero? Allora noi due. Buono, eh? Un dottore!
aperti. Si muove! È il natante! Ha rotto gli ormeggi! Ha rotto gli ormeggi? Fuori una lancia! Forza, tutti di sotto! Tutti di sotto! Avanti! Tesoro, venivo qui quando ho visto il natante rompere gli ormeggi, così sono saltato nella lancia della polizia. Ma cara, che ti prende? Dove hai messo il denaro? L'ho spedito a tua madre questa mattina, ecco qua la ricevuta. Oh, Chester, perdonami. Chester! Vieni, Susie, andiamo. Siamo di nuovo in cattive acque.